Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Poi il Purusha Supremo desiderò percepire gli odori e allora apparvero le narici e la respirazione. Si manifestarono anche il naso e gli odori e la divinità dell'aria che porta gli odori. Per favore, ripetiamo insieme. Poi il Purusha Supremo desiderò percepire gli odori. E allora apparvero le narici e la respirazione. Si manifestarono anche il naso e gli odori e la divinità dell'aria che porta gli odori. Spiegazione. Il naso, gli odori, l'odorato e la divinità dell'aria apparvero tutti simultaneamente quando il Signore desiderò percepire gli odori. Questa affermazione è confermata anche dai mantra vedici, poiché le Upanishad insegnano che ogni cosa si manifesta dapprima per la forza del desiderio dell'essere supremo, prima ancora che gli esseri individuali subordinati possano agire. Per esempio, l'essere può vedere soltanto quando il Signore vede, e questo vale anche per tutte le altre funzioni dei sensi. Possiamo quindi capire che l'essere individuale non può fare nulla indipendentemente. Potrà tutt'al più pensare di agire indipendentemente. Questa indipendenza a livello del pensiero esiste per la misericordia del Signore, poiché è per la sua grazia che l'essere possiede la facoltà di pensare. Come dice il proverbio, l'uomo propone e Dio dispone. Tutto questo insegnamento serve a mettere in evidenza la dipendenza assoluta dell'essere individuale e l'indipendenza assoluta del Signore Supremo. Perciò chi pretende scioccamente di essere uguale a Dio dovrà prima dimostrare la sua indipendenza assoluta e la fondatezza delle sue affermazioni. Il verso successivo ha una brevissima spiegazione, quindi leggiamo anche questo. Yadatmani niralokam atmanam cha didrikshata nirbhinne yakshinitasya jyotischakshurgunagraha. Quando tutto era immerso nelle tenebre, il Signore desiderò vedere la propria persona e tutta la creazione. Allora si manifestarono gli occhi, la vista, la divinità del sole e le forme. Spiegazione. Per natura l'universo materiale è immerso nelle tenebre, perciò la creazione nel suo insieme è definita tamas o tenebrosa. L'oscurità della notte che impedisce all'essere individuale di vedere le cose, perfino il proprio corpo, rappresenta la condizione naturale dell'universo, ma il Signore, con la sua misericordia senza causa, desiderò vedere la propria persona e così furono manifestati il sole, le forme e la vista. Ne deriva che l'intero mondo fenomenico fu visibile solo dopo la creazione del Sole. Ripeto i versi. Poi il Purusha Supremo desiderò percepire gli odori. Allora apparvero le narici e la respirazione. Si manifestarono anche il naso e gli odori e la divinità dell'aria che porta gli odori. Quando tutto era immerso nelle tenebre, il Signore desiderò vedere la propria persona e tutta la creazione. Allora si manifestarono gli occhi, la vista, la divinità del sole e le forme. Om Ajnanatimirantasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscham Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscham Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Srila Prabhupada Ki Jai. Stiamo leggendo questi versi che ci parlano dei tre principi che governano questo mondo materiale. E questi tre principi sono Adideva, Adiatma e Adibhuta. Adideva sono le divinità incaricate di governare gli elementi della natura. Adiatma sono gli esseri individuali, le anime, che danno vita a questa materia inerte, e Adibhuta invece sono i corpi materiali, la materia grossolana. E è spiegato in questi versi come tutti questi elementi nascano dal desiderio di Krishna in origine e del Purusha Supremo, di Mahavishnu in ultima analisi, perché Krishna non ha mai direttamente a che fare con questo universo materiale, ma si espande in illimitate forme e una di queste forme è colui che genera l'universo materiale e in virtù del suo desiderio di godere, di trovare piacere, desidera godere in modi differenti, attraverso sensi differenti. E così, poiché ogni senso è collegato a un particolare oggetto dei sensi, nascono anche tutti una serie di oggetti, di elementi che servono perché questo piacere possa succedere, perché questo piacere possa essere sperimentato dal Signore Supremo. E siccome noi siamo parti infinitesimali del Purusha Supremo, allora anche noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza. È detto nella Bhagavad Gita: Mamaivamsho Jivaloke Jivabhuta Sanatana Manasashtanindriyani Prakriti Sthanikarshati, che gli esseri individuali in questo mondo sono mie parti infinitesimali, ma in questo momento si trovano in questo universo materiale a lottare duramente per sopravvivere attraverso questi sei sensi, tra cui la mente. Così gli esseri si trovano in questo mondo ricoperti da un involucro materiale che è composto da sei sensi, perché la mente è considerata il sesto senso, e il fatto che noi abbiamo queste coperture significa che abbiamo voltato le spalle a Krishna, che ci siamo voluti separare da lui. Allora ci ha messo in questa dimensione in cui abbiamo la possibilità di sperimentare il piacere in modo separato da lui. E come lo sperimentiamo? Come lui, in modo simile a come lui lo sperimenta, però in modo distorto. Quindi attraverso questi involucri fatti di carne e ossa e anche altre cose molto più disgustose. E quindi si dice in questo verso che quando il Signore desidera odorare, annusare e provare piacere attraverso l'olfatto, nascono gli oggetti profumati, la divinità che governa l'aria, che è Vayu, e tutto ciò che è in relazione ad essi. E quindi possiamo vedere come in questo mondo noi dipendiamo da completamente dall'arrangiamento che ha fatto Krishna. Noi non possiamo neanche odorare qualcosa senza il desiderio di Krishna, senza che l'essere celeste che è incaricato di questa funzione ce lo permetta. E l'anima, però, è così, quando è influenzata da Maya, crede di essere indipendente. Maya non è altro che questa illusione che ci fa pensare di essere noi il Supremo, e che non dipendiamo da nessuno. Più una persona è presa dall'ignoranza e più pensa che è indipendente,
e che non esista nessun altro all'infuori di lei, non esista nessun controllore. Come dice la Bhagavad Gita, Ishwaroham aham bhogi, Siddoham balavansukhi. Cosa pensa una persona che è influenzata da una mentalità demoniaca? Ishwaroham, io sono il controllore supremo, aham bhogi. Io sono il goditore di tutto, tutto quello che esiste in questo mondo è fatto per il mio piacere. Siddoham, sono perfetto, sono veramente, non mi manca niente. Balavan, ho una grande forza. Sukhi, e sono anche felice. Anche se sono costantemente preso a schiaffi dalla natura materiale, sono comunque felice in ultima analisi, perché l'importante è stare bene, è che ci sia la salute. Questo è quello che pensa una persona influenzata da questo tipo di mentalità. E infatti, quando le persone si incontrano generalmente, come stai? Bene, bene, tutti dicono bene, la maggior parte delle volte, ma in realtà non è vero, perché siamo costantemente turbati da qualche sofferenza, da qualche disagio, qualche problema. Però, questa è la condizione dell'anima che vuole dimenticarsi di Krishna. Invece, lo Srimad Bhagavatam in questi versi ci sta spiegando come possiamo invece ricordarci che tutto in questo mondo è generato solo in virtù del suo desiderio. Quindi possiamo vedere che potenza ha Krishna, che solo col suo desiderio, senza che lui abbia direttamente a che fare con tutta la creazione, quando vediamo qualcuno in questo mondo che desidera costruire un edificio imponente, gigantesco, magari sì, ha tanti soldi, ha tante persone che lavorano per lui, però anche solo per pensare a come costruirlo, a mettere insieme tutti gli elementi, a mettere insieme tutte le persone che ci devono lavorare, quanti mal di testa deve avere questa persona per avere un qualcosa che gli dia piacere? Invece Krishna costruisce tutto questo universo gigantesco solo con il suo desiderio, e il suo desiderio mette in moto tutte le sue energie infinite e estremamente potenti. Così, questi versi ci insegnano che noi dobbiamo comprendere la nostra estrema dipendenza. Spesso e volentieri le persone dicono: ma Dio, io non lo vedo, non posso credere in qualcosa che non vedo. Ma questa affermazione rivela una grande ignoranza, una grande stupidità, perché i nostri occhi sono estremamente limitati e come possiamo, con gli stessi occhi con cui vediamo solo questa materia grossolana, vedere ciò che è al di là della materia, è adoksha già, al di là della portata dei sensi. Krishna dice nella Bhagavad Gita che le persone sciocche, instupidite dalla natura materiale, non riescono a vedere come l'anima trasmigra da un corpo all'altro. Krishna dice: Shrotram chakshu sparshanam cha, rasanam granameva cha, adishtayam manaschayam, vishayanupasevate. L'anima, come l'aria trasporta gli odori, così la mente, il corpo sottile, trasporta l'anima da un involucro all'altro. E Shrotram chakshu sparshanam cha. E in questi vari involucri l'anima assume un particolare udito che è diverso per un cane, per un essere umano, per un uccello. Ognuno ha un tipo di udito differente. Chakshu, la vista, se pensiamo a un'aquila, la vista di un'aquila e la vista di un essere umano sono completamente diverse. Sparshanam, il senso del tatto. Rasanam, il gusto. E come diceva Srila Prabhupada nella spiegazione precedente, i maiali gustano gli escrementi. L'essere umano non è fatto per questo tipo di gusto. E granam, che significa l'olfatto, di cui parla anche questo verso, adishtayam manaschayam vishayan upasevate. E quindi l'essere entra in un corpo che ha questi cinque sensi particolari che sono governati da una mentalità particolare. La mentalità che ha un cane è diversa dalla mentalità che ha una scimmia, diversa dalla mentalità che ha un elefante. E però dice Krishna che questo fatto, questa trasmigrazione che avviene dell'anima, non è facile da vedere. Utkramantam sthitam vapi, bhunjanam vagunanvita, vimudha nanupashyanti,
Pashantigyana Chakshusha, che è una vimuda, un'anima che è condizionata da Maya e instupidita dall'energia illusoria del Signore Supremo, non riesce a vedere che avviene questo passaggio molto sottile. Vimuda Nanu Pashanti, non riesce a vedere questo. Mentre Pashantigyana Chakshusha, invece riesce a vedere questo chi ha la vista della conoscenza, gli occhi della conoscenza. E come si sviluppa questa visione diversa, questa visione della realtà più sottile, più sensibile? Dice sempre Krishna nel verso successivo, Yatanto yoginas chainam pashyanti atmani avastitam. Uno yogi che si sforza di raggiungere la realizzazione spirituale, pashyanti atmani avastitam. Impara a vedere la presenza dell'anima, sottile, la presenza invisibile apparentemente dell'anima. Mentre yatanto piakritatmano nainam pashanti acetasa. Mentre chi non ottiene la realizzazione spirituale, chi non si sforza di ottenere la realizzazione spirituale, ma invece vive solo per gratificarsi i sensi e per soddisfare gli impulsi di questo corpo materiale, come fanno anche gli animali, nainam pashanti acetasa, non può vedere questo. E infatti vediamo che la maggior parte delle persone non crede nella presenza dell'anima, non crede nella reincarnazione, pensa che quando finisce questo mondo, questo corpo, quando arriva la morte, dormiremo per sempre. Ah, che bella dormita, finalmente. Quando un anziano generalmente fa fatica a dormire, soffre di insonnia. Almeno quando muore, dorme per sempre, si riposa, no? Invece non è così, purtroppo e per fortuna, perché l'anima invece continua a esistere eternamente perché è di un'altra natura rispetto alla natura materiale, alla natura della materia. E invece la persona che ha sviluppato la realizzazione spirituale, che è avanzata nella conoscenza, impara a vedere questo. E poi Krishna dice, Yad Aditya Gatam Tejo Jagat Bhasayate Akhilam Yad Chandramasi Yad Chagno Tat Tejo Viddhi Mamakam. Che dice ad Arjuna, anche se una persona non crede che esista qualcosa al di là di quello che vede, sappi che io sono l'origine della luce del sole, l'origine del sole della luce che dalla luna, l'origine del fuoco, l'origine dell'elettricità, tutto ciò che ci permette di vedere in questo mondo, che sono la luce del sole, la luna, il fuoco, è un'espansione di Krishna. Quindi anche quando un materialista, un ateo dice io credo solo a quello che vedo, gli possiamo rispondere che tu vedi perché c'è il sole e il sole è parte di Dio, non è che il sole così nato un giorno a caso. E quindi tu vedi tutto quello che vedi, già lo vedi solo perché Krishna ti permette di vederlo. E allora cosa pretendi di poter vedere colui che ha generato il sole, che è così potente, così onnipresente, onnisciente? E come possiamo pretendere con questa vista di vedere Dio? Ma questo lo facciamo perché siamo inorgogliti e pensiamo che non ci sia alcun bisogno di un Dio, ma che noi siamo indipendenti, siamo sufficienti per poter vivere in questo mondo. Invece non è così la realtà, per fortuna, perché l'anima è di natura infinitesimale e non è il suo ruolo quello di essere il Signore Supremo, ma di Signore Supremo ce n'è solo uno. Per fortuna, e di anime individuali ce ne sono un numero infinito. Ekala Ishvara Krishna Ara Sabha Britya. C'è un solo Ishvara che è Krishna e tutti gli altri sono servitori. Così vediamo come in questo mondo ci siano degli esseri celesti che sono incaricati di governare la natura materiale, ma anche loro sono controllati da Krishna e agiscono perché Krishna desidera che essi agiscano. E, come dirà qualche verso successivo, esiste anche un essere celeste incaricato della digestione e dell'evacuazione. Quindi Prabhupada dice che noi non siamo assolutamente indipendenti, non possiamo neanche andare in bagno se Krishna non ce lo permette attraverso un essere celeste.
Come possiamo credere di essere indipendenti? E allora una persona che comprende questo capisce che deve invece cambiare mentalità e che deve agire come una parte di Krishna. In questo momento, quando siamo condizionati dalla natura materiale, siamo come una parte malata del corpo. Noi siamo parti del corpo di Krishna. E quando però una parte del nostro corpo è malata, non agisce in armonia con il corpo intero. Se il dito è paralizzato, se una mano è paralizzata, noi non la possiamo più controllare perché è in uno stato di patologico, in uno stato di malattia e quindi siamo disturbati da questo. E anche se la mano in realtà è parte del corpo intero, agisce in modo indipendente dal corpo. Se è paralizzata non agisce proprio. Però ci sono anche persone che hanno un tic, no? Ogni tanto fanno qualche verso strano, e questo non è dovuto al loro desiderio, ma è il loro corpo che soffre di quel particolare problema. E allora noi siamo come un tic per l'universo, la forma universale di Krishna, perché agiamo in modo indipendente, non agiamo in armonia con il desiderio di Krishna. Infatti, il desiderio di Krishna in questo mondo è il Dharma. Dharmam tu sakshat Bhagavat pranitam. I principi del Dharma sono emanati direttamente dal respiro, dall'aria vitale del Signore Supremo. E se noi seguiamo il Dharma, allora agiamo in armonia con il corpo universale, con il desiderio di Krishna. Mentre se invece cadiamo nella Dharma, nell'irreligiosità, allora, siamo di disturbo e dobbiamo subire le conseguenze di questo. Invece, la forma di vita umana ha questa grande prerogativa che, mentre gli animali possono solo agire di istinti e quindi seguono il Dharma per volere o per forza, l'essere umano può scegliere lo seguo o non lo seguo. Se non lo scel se scelgo di seguirlo, allora sto usando bene la forma di vita umana. Dharmo hi tesham adhiko vishesha dharmena hina pashubhi samana. Se noi seguiamo i principi del Dharma, stiamo utilizzando questa forma di vita umana nel migliore dei modi. Dharmena hina, senza seguire i principi del Dharma, pashubhi samana. L'essere umano è uguale a un animale, anzi peggio, perché vediamo come questa civiltà sia talmente diventata pazza che è diventata un inferno e stanno molto meglio gli animali degli esseri umani. Perché? Perché gli esseri umani si sono incatenati sempre di più a questo circolo vizioso della Dharma. E infatti anche la Bhagavad Gita inizia proprio parlando di questo. Attraverso Arjuna, Krishna spiega come tutti i problemi che ci siano nella civiltà moderna siano generati dalla degradazione degli esseri umani e dal fatto che compiano attività peccaminose. E queste non fanno altro che generare sempre più sofferenza. Invece, se noi comprendiamo come tutto in questo mondo avviene per il desiderio di Krishna, tutto si muove in armonia con il volere del Signore Supremo, allora una persona intelligente dirà: come posso anch'io agire seguendo questo desiderio? E allora in quel momento si abbandona a Krishna e solo questo abbandono è in grado di farci iniziare ad agire nel modo giusto. E questo è quello che dice Krishna in ultima analisi nella Bhagavad Gita. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mashucha. Abbandona tutte le forme di doveri temporanei, di dharma temporanei e semplicemente abbandonati, sharanam, sharanagati, la via dell'abbandono. E facendo questo ti liberi da tutte le conseguenze del tuo karma. È interessante vedere come tutto sia mosso dagli esseri celesti nella nostra vita. Basta fare un oroscopo. Chi magari ha avuto qualche esperienza, ha incontrato qualche astrologo esperto di Jyotirveda,
gli ha solo detto la sua data di nascita, l'ora di nascita, e lui solo da questi dati ti dice qual è il pianeta che ti governa principalmente, qual è la tua natura, qual è il tuo karma in questo mondo, perché in un certo periodo della tua vita devi soffrire particolarmente e quanti figli avrai. A Shila Prabhupada gli hanno detto addirittura che dopo i 70 anni sarebbe diventato famoso in tutto il mondo, avrebbe aperto 108 templi. E da questo possiamo vedere come tutto sia governato dagli esseri celesti. Noi non lo vediamo, magari siamo in un periodo in cui siamo intolleranti al glutine. E cerchiamo di andare da mille dottori, mille terapeuti, spendiamo una valanga di soldi. Invece è semplicemente perché in quel periodo siamo influenzati da Rahu, da Ketu, da dei pianeti demoniaci e non ci permettono neanche di digerire il cibo e ci fanno soffrire. Così, solo da questo possiamo vedere come siamo veramente dipendenti, come siamo veramente privi di qualsiasi forza in modo indipendente. E allora la cosa saggia da fare è non cercare di aggiustare il nostro karma in questo mondo nel modo migliore, quindi fare attività pie che ci permettano di godere nelle vite successive, di avere tutti i pianeti allineati nel modo giusto, ma la cosa saggia da fare è invece uscire da questo universo che è una prigione che ci incatena sempre di più a questa esistenza materiale. Ma invece, se prendiamo rifugio in Krishna, allora tutti i problemi, anche se abbiamo un pianeta al rovescio, Krishna lo aggiusta. Perché una volta hanno detto a Srila Prabhupada, possiamo fare una lettura del nostro oroscopo per vedere? E Srila Prabhupada ha detto, sì, potete farla. Però quando siete davanti alle divinità, cantate nel kirtan e battete le mani di fronte alle divinità, tutto il vostro karma può cambiare da un momento all'altro. Quindi non è essenziale, può essere molto utile, ma non è essenziale, perché la bhakti ha questo potere di ridurre in cenere tutte le reazioni del nostro karma. C'è una bellissima poesia di Srila Bhaktivinoda Thakur che volevo leggervi, che fa capire proprio questo. E Bhaktivinoda Thakur ha scritto questo libro, Sharanagati, che è una raccolta di poesie, di canzoni Vaishnava, che sono divise nei sei metodi dell'abbandono. Quindi Krishna alla fine della Bhagavad Gita dice abbandonati a me. Ma cosa significa questo abbandono? Lo spiegano gli Acharya Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam Rakshisyati Vishwaso Goptritve Varanam Tata. Dice accettare tutto ciò che è favorevole al servizio di Krishna, rifiutare tutto ciò che è sfavorevole, imparare ad avere una fede completa che Krishna ci protegge e avere una completa fiducia che Krishna ci mantiene. Poi sviluppare questa umiltà e abbandonarsi completamente a Krishna. Questi sono i sei principi dello Sharanagati, dell'abbandono, che noi dovremmo conoscere perché è quello che dobbiamo fare. Lo dice Krishna, abbandonati a me. Cosa significa abbandonarsi? Sviluppare questi sei principi, che non sono altro che delle particolari emozioni che sviluppiamo, quindi il completo abbandono. E la completa resa al Signore Supremo, l'umiltà. E Bhaktivinoda Thakur scrive queste bellissime poesie divise in sei capitoli e ogni capitolo dedicato a uno di questi principi dell'abbandono e lui li capovolge. Mentre in questo verso sono elencati in una direzione, lui parte dal primo principio come l'umiltà, perché senza l'umiltà non possiamo abbandonarci. Come può abbandonarsi una persona che è orgogliosa, che pensa di non aver bisogno di nessuno? E allora scrive tutta una serie di bellissime poesie sull'umiltà. Poi il secondo è il completo abbandono, perché quando abbiamo capito di essere estremamente dipendenti, allora naturalmente ci abbandoniamo a
colui che ha il potere supremo, ha il Signore che tutto controlla. Poi il terzo principio, Avashya Rakshibe Krishna Vishvasa Palan, la completa fiducia che Krishna ci protegge in ogni situazione. E il quarto principio è il fatto di essere la consapevolezza che il Signore ci mantiene, ci dà tutto ciò di cui necessitiamo. Il quinto è accettare tutto ciò che è favorevole al servizio di Krishna, e il sesto è rifiutare tutto ciò che è sfavorevole. E quando parla del principio della protezione da parte di Krishna, ha scritto questa poesia, Bhaktivinoda Thakur, che dice: Tumi tomari bejare che tare rakite pare. Chi può proteggere la persona che tu, Signore Supremo, hai deciso di uccidere? Quando una persona è destinata a essere uccisa per il desiderio di Krishna, nessuno può proteggerla. Neanche la più grande medicina, il più grande dottore può farlo. E dice: Tava iccha vasha tribhuvan. Chi può farlo quando semplicemente per il tuo desiderio tu crei questi tre sistemi planetari così immensi, così potenti? Brahma Adi Devagan, Tava Dasa Aganan, Kore Tava Agyara Palan. E dice che gli esseri celesti, capeggiati da Brahma, sono i tuoi servitori, infiniti servitori, e sono sempre pronti a seguire i tuoi comandi. Quindi tutti gli esseri che hanno un potere incredibile di governare la pioggia, il sole, il vento e tutto ciò che gestisce questa natura materiale sono servitori di Krishna. Quindi se noi ci abbandoniamo a Krishna, Krishna si prende cura di tutte le nostre necessità, ci protegge. Tava iccha mate jata, graha gana avirata, shubha shubha phala koredan. Per il tuo desiderio i pianeti esercitano la loro influenza di buon auspicio o di cattivo auspicio. Quindi è superfluo affidarsi all'astrologia senza la coscienza di Krishna, separatamente, perché può essere utile per come collocarsi meglio nella coscienza di Krishna, ma semplicemente abbandonarsi a Krishna è sufficiente perché lui gestisce tutti i pianeti e tutte le influenze che questi hanno su di noi. Roga shoka mriti bhai, tava iccha matehai, tava agya sada balavan. La malattia, roga, il lamento, shoka, la morte, la paura vengono per il tuo desiderio. Tava agya sada balavan. E il tuo volere è sempre balavan, è sempre onnipotente. Così, anche quando sopraggiungono questi problemi fisici, la malattia, la morte, il devoto è convinto che sono tutti gestiti da Krishna e quindi non ha paura di questi, ma lo vede come parte del desiderio di Krishna. Tave baye vayu bai, Chandra Surya Samudoi, Swaswa Niyamita Karyakore. Per paura di te il vento soffia e il sole, la luna e tutti gli altri astri compiono le loro attività dovute, i loro doveri in questo mondo. Tumito Parameshwar, tu sei il controllore supremo, Parabrahma Paratpar, lo spirito supremo, Tava Vasa Bhakata Antare. E nonostante tu sei questo grandissimo controllore supremo, gestisci tutti i pianeti, Tava Vasa, dove risiedi? Qual è il tuo luogo di residenza? Bhakata Antare, il cuore del tuo devoto. Quindi Krishna, che è così potente, così incredibilmente prodigioso in tutto quello che fa, dove vive? Non vive in un palazzone, in modo indipendente, ma vive nel cuore del suo devoto. Quindi quanta dolcezza c'è in queste parole di Bhaktivinoda Thakur. Sada Shuddha Siddha Kam, tu sei eternamente puro e tutti i tuoi desideri sono soddisfatti automaticamente. Bhakata Vatsala Nam. E il tuo nome è Bhakta Vatsala, colui che è sempre molto affettuoso con i suoi devoti. Bhakata Janera Nitya Swami. E sei eternamente
il padrone dei tuoi devoti, il maestro dei tuoi devoti. Quindi c'è questo scambio che Krishna risiede nel cuore dei devoti e i devoti vedono Krishna come il loro eterno maestro, il loro eterno padrone, quindi non si abbandonano mai. Tumi torakibe jare, ke tare mari te pare, sakala vidira vidi tumi. Se tu desideri proteggere una persona, chi può distruggerla, chi può ucciderla? Sakala vidira vidi tumi. Tu sei la legge di tutte le leggi. Quindi anche questo universo che è governato dalla legge del karma, dalla legge del tempo, se Krishna desidera, queste leggi non hanno più influenza su di noi. E lui trascende queste leggi, è la legge di tutte le leggi. E poi conclude, dopo aver detto tutte queste bellissime qualità del Signore Supremo, Tomara Charane Nath Koriace Pranipat. Oh maestro, io mi sono abbandonato completamente ai tuoi piedi di loto. Bhakti Vinod Tava Das. E Bhakti Vinod è il tuo umile servitore. Vipada Hoite Swami, Avashyata Hare Tumi. Rakshibe Tahara e Vishwas. E dice Bhakti Vinod ha questa Vishwas, questa estrema convinzione che tu lo proteggerai da tutti i pericoli che incontrerà sulla sua strada. E dopo aver detto tutto questo, allora vediamo come Krishna è il controllore di ogni cosa e se noi ci affidiamo a Krishna e abbiamo questa ferma convinzione che Krishna ci protegga, ci liberiamo da qualsiasi tipo di paura, da qualsiasi tipo di ansietà, perché impariamo a vedere come tutto in questo mondo sia voluto da lui, sia nato per il suo desiderio e la cosa più saggia è abbandonarsi a lui. Solo questa poesia, se solo seguiamo quello che dice questa canzone di Bhaktivinoda Thakur, la nostra vita può cambiare in modo incredibile, altrimenti possiamo comunque provare in questo mondo a fare quello che fanno tutti, quello di sentirci Ishwaroham, il controllore, il goditore, colui che è perfetto, potente, felice, ma non è vero, è tutta un gioco di Maya, è tutta una grande illusione e alla fine della vita sarà una grande delusione perché dobbiamo abbandonare tutta questa convinzione che ci siamo costruiti. E una volta un ragazzo, un hippie, dopo una lezione di Srila Prabhupada, gli ha detto, si è alzato la mano e ha detto, io sono Dio. E l'ha detto come dire, guardatemi, guardate quanto sono potente, quanto sono diverso da tutti voi. E Prabhupada l'ho guardato con indifferenza e gli ha detto: cosa ti contraddistingue da tutti gli altri? Tutti pensano di essere Dio in questo mondo, tu sei come tutti gli altri. E allora tutti si sono messi a ridere, lui è rimasto umiliato da questa reazione di Srila Prabhupada, perché questa è la realtà, che anche magari la persona più umile, più in ultima analisi, se non si abbandona a Krishna e non riconosce la presenza di Krishna, e ha sempre questo desiderio di indipendenza, questo desiderio di controllo che spetta a Krishna, non spetta a lei. Quindi la persona saggia, chi è dotato di vera conoscenza in ultima analisi, arriva a capire che la cosa migliore da fare è abbandonarsi a Krishna e questo è il fine di tutta la conoscenza. Krishna dice sempre nel 13° capitolo, prima abbiamo parlato di alcuni versi del 15°, dice Jyotisham Apita Jyotis Tamasa Paramuchate Gyanam Gyeyam Gyanagamyam Hridi Sarvasya Vishtitam. Dice che Jyotisham Apita Jyotis sono la luce in tutto ciò che illumina. In quanti versi della Bhagavad Gita parla di questo Krishna? Che lui illumina tutto ciò che dà luce. E Tamasa Paramuchate, e io sono al di là delle tenebre dell'ignoranza, Gyanam Gyeyam Gyanagamyam, io sono la conoscenza, Gyanam Gyeyam, lo scopo della conoscenza, Gyanagamyam, e il mezzo per ottenere la conoscenza, Ridhi Sarvasya Vishtitam, e sono collocato nel cuore di ognuno.
E allora, se seguiamo i consigli che Krishna ci dà nella Bhagavad Gita, ci dà lo Srimad Bhagavatam, ci danno tutti gli Acharya, allora possiamo vedere come la nostra vita si libera dall'ansia, si libera dalla paura, ci liberiamo dal nostro karma e come risultato di questo diventiamo soddisfatti, sereni. Jnana Vijnana Triptatma Kutastho Vijitendriya. Chi è soddisfatto in virtù della conoscenza e della realizzazione di questa conoscenza, impara a vedere tutto questo, quello che c'è in questo mondo materiale in modo equanime, senza essere turbato, e impara a vedere come la cosa importante non è quello che c'è in questo mondo, ma è ciò che anima questo mondo, che è lo spirito, e quindi cambia il nostro vedere le cose e vediamo il giusto valore di ogni cosa. Non so se avete qualche commento, qualche domanda, riflessione. Più che Sì? altro. Nello Srimad Bhagavatam, quando parla della creazione, no? Parla di Brahma che fa le austerità, il mantra, Vishnu, eccetera, però come se fosse lui, diciamo, con l'istruzione. Invece in questo verso non viene proprio il Brahma. sole, come si concilia? Francesco chiede, lo Srimad Bhagavata parla del fatto che Brahma ha compiuto una serie di austerità e dopo aver compiuto queste austerità è stato potenziato per creare l'universo materiale, ma in questi versi vediamo come in realtà tutti gli elementi materiali nascono dal Purusha che è Krishna, Vishnu, come conciliare questi due aspetti. In realtà Brahma ha il compito di effettuare la Visarga, che è la creazione secondaria dell'universo, mentre è Vishnu che compie la creazione primaria. Karnadakasha Vishnu è sdraiato sull'oceano delle cause e emana innumerevoli universi dai pori della sua pelle, che sono come le bollicine, quando siamo nell'acqua escono delle bollicine e in ogni di questa bollicina c'è un universo intero. Vishnu entra in ognuno di questi universi come Garbhodakshay Vishnu e dal loto del suo ombelico, dal suo ombelico nasce un fiore di loto e su questo fiore di loto appare Brahma. Però Brahma nasce dopo che questo universo materiale è già stato creato. Quello che deve fare Brahma è popolare questo universo e gestirlo, ma come è già stato impostato in precedenza da Krishna, da Vishnu. Quindi è Vishnu che in primis ha desiderato che ci fosse la vista, che ci fosse l'olfatto, che ci fosse il tatto e tutto quello che leggeremo e abbiamo letto, e poi Brahma, dopo aver avuto il darshan del mondo spirituale, dopo aver ricevuto la conoscenza trascendentale nel suo cuore, allora crea le forme in questo mondo che sono tutte però dotate di questi cinque sensi e della mente, come è il desiderio di Krishna. E quindi Brahma ha solo il desiderio di creare sulla base del desiderio di Krishna. Infatti Brahma è solo una posizione, un'anima individuale può assumere il ruolo di Brahma. E questo è quello che posso rispondere. Ancora qualcos'altro? Marian? I principi del Dharma sono quattro, che sono tapa, che è l'austerità, Satya la veridicità, Daya la misericordia e Shaucha la pulizia. E infatti, se noi vogliamo essere connessi con il Dharma, se vogliamo seguire i principi del Dharma, dobbiamo seguire questi quattro principi della libertà, questi quattro principi regolatori perché ci mantengono collocati nel Dharma. E infatti è detto nel Bhagavatam che Kali può entrare solo laddove vengono rotti questi quattro principi.
Abhyartitas tadatasmai sthanani kalayedado striyam panam dyuta shuna yatra dharmas mi manca l'ultima parola. Dice appunto che tu potrai stare solo là dove c'è striyam panam shuna dyutam, dove c'è il sesso illecito, il consumo di intossicanti, il consumo di carne e il gioco d'azzardo. Quindi questi quattro principi non se li sono inventati un giorno alcuni maestri, ma vengono dallo Srimad Bhagavatam, e se noi li seguiamo siamo connessi con il Dharma e non dobbiamo e non commettiamo del karma in questo mondo, ma tutto quello che facciamo è puro e, non ci, e ci libera invece dall'incatenamento e dalla sofferenza. Hare Krishna. Grazie a tutti. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Haribo. Yatra Dharmas Chaturvida.